alla Sampdoria, che può accedere oggi alla sua terza finale continentale nell'arco di 4 stagioni. Battendo i greci del Panathinaikos, i blucerchiati avrebbero la certezza assoluta di disputare la partita unica conclusiva della Coppa dei Campioni il 20 maggio prossimo, proprio a Londra. Su immagini della squadra esterna 1 di Milano, guidata dal regista Roberto Gambuti, vi leggiamo le formazioni di Marassi. Cominciamo dalla Sampdoria. Numero 1 Pagliuca, 2 Mannini, 3 Catanazza, 4 Pari, 5 Dario Bonetti, 6 Lanna, 7 Silas, 8 Invernizzi, 9 Vialli, 10 Mancini, 11 Orlando. In panchina con il numero 12 Nuciari, 13 Zanutta, 14 Sereso, 15 Buso. Ed ora passiamo alla formazione greca, cioè alla Panathinaikos. Numero 1 Vangic, 2 Apostolakis, 3 Kalatzis, 4 Christodoulou, 5 Kurbanas, 6 Mavridis, 7 Saravakos, 8 Karageorgiou, 9 Vargica, 10 Donis, 11 Maragos. Questa è la panchina della formazione in maglia verde. Numero 12 Kalpakis, 13 Georgakopoulos, 14 Franceskos, 15 Ambalotakis, 16 Athanasianis. Vi dico subito che il portiere di riserva è il giocatore con la maglia numero 15, e cioè Ambalotakis. Il direttore di gara è Rotlisberger della Federazione Svizzera. Ci sono, per la cronaca, 7 nazionali, 5 greci e 2 polacchi. I greci sono Apostolakis, Kurbanas, Saravakos, Karageorgiou e Maragos. Il tecnico Vassilis rinuncia allo squalificato Kalatzaris. A Genova l'entusiasmo per questa finale a portata di mano è alle stelle e gli spettatori sono oltre 35.000. Partita cominciata e subito l'impostazione del numero 6 Mavridis, che è uno dei due difensori centrali, il più arretrato del Panathinaikos. Kurbanas, davanti a lui c'è Vialli, lancio di Kurbanas. Colpo di tacco che è stato tentato da Kalatzis. Centravanti polacco Vargica. Il raddoppio di marcatura Mannini Invernizzi. Kurbanas. Sale intanto l'entusiasmo del pubblico blucerchiato. Ricordiamo, partita decisiva, partita che la Sampdoria deve vincere per qualificarsi alla finale, ma può bastare anche il pareggio. Più tardi vi spiegheremo il meccanismo esatto della qualificazione. Kurbanas, ancora un colpo di testa di Christodoulou. Donis, sale Apostolakis. Il pallone è stato in un primo tempo respinto da Orlando. Kalatzis, che è il difensore esterno sinistro della formazione greca. Un lancio di Karageorgiou. Il difensore esterno destro, Apostolakis, che è uno dei giocatori più quotati del Panathinaikos. Rotazione di palla ancora dei giocatori greci con Kurbanas. Kalatzis attaccato da Silas. Kurbanas. Lancio profondo per Maragos. Colpo di testa all'indietro di Pari, quello di Dario Bonetti, pallone che rimbalza davanti a Orlando. Bonetti confermato come libero nello schieramento di Bosco. E passaggio indietro per il portiere Gianluca Pagliuca. Questo estremo difensore di 25 anni ha incassato 8 reti nelle 9 gare giocate finora dalla Sampdoria in Coppa dei Campioni. La partita migliore forse è stata quella casalinga contro la Honved, la peggiore sicuramente, anche molto sfortunata, quella di Bruxelles. Un disimpegno della formazione maglia verde. Vargica. Maragos. Intanto si sovrappone ancora Vargica. Poi c'è il recupero da parte di Orlando. In avanti per Mancini. Attaccato in questa circostanza da Karageorgiou. Ha recuperato il pallone Pari, che è il centrocampista di copertura della formazione blucerchiata. Bonetti. Invernizzi. Mannini. Il tocco per Silas. È stato anticipato a Catanez. Intanto è arrivato un risultato molto importante per la Sampdoria ed è un risultato che potrebbe chiudere definitivamente la questione riguardante la qualificazione alla finale.
Ce l'ha girato il collega Paolo Paganini, che sta seguendo per noi le altre partite di questa serata. C'è l'Anderlecht in vantaggio per 1-0 contro la Stella Rossa, con la rete segnata dal ghanese Lamptey. È chiaro che qualsiasi chance legata a una qualificazione alla finale della Stella Rossa era legata proprio alla vittoria della squadra jugoslava. A questo punto invece a Bruxelles sta vincendo l'Anderlecht, quindi un motivo di più per avere fiducia. Apostolakis, inseguito ma poi lo lascia correre Mancini. Numero 4, Christodoulou, un tiro senza pretese, il pallone che finisce fuori. Intanto vi ricordo in che modo la Sampdoria può qualificarsi a questa finale del 20 maggio a Wembley. Con la vittoria il traguardo è matematicamente raggiunto. In caso di pareggio la Stella Rossa dovrebbe vincere a Bruxelles con 5 gol di scarto per eliminare i blucerchiati. In caso di sconfitta un successo jugoslavo garantirebbe il sorpasso. Vi ricordo ancora comunque che a Bruxelles sta vincendo l'Anderlecht sulla Stella Rossa con la rete segnata da Lamptey, quindi 1-0. Qui invece a Genova siamo 0-0. Con uno scatto cercato da Vialli, la combinazione era con Orlando. Esce dalla retrovia Mavridis. In anticipo Lanna sul numero 7 Saravakos, il capitano della nazionale greca. Katanets. Il dribbling su Maragos. Silas. Il tiro dalla lunghissima distanza e il pallone che viene fermato senza difficoltà da Banjic. Passaggio di Mavridis per Apostolakis. Il lancio dello stesso Apostolakis. E pallone che è terminato in fallo laterale. Intanto guardiamo il cronometro, siamo giunti al quinto minuto di questo primo tempo e il risultato è ancora fermo sullo 0-0 fra Sampdoria e Panathinaikos. Orlando che questa sera sostituisce Ivano Bonetti. Lanna. Un lancio in direzione di Mancini. È fermato, il pallone probabilmente ha avuto anche un rimbalzo fasullo. Saravakos, attaccato come al solito e controllato da Mannini. Kalatsis. Numero 10 Donis. C'è un raddoppio di marcatura che è stato cercato e trovato da Katanets e Orlando. Intanto arriva un'altra notizia da Bruxelles ed è meno positiva. Anderlecht 1, Stella Rossa 1. Ha pareggiato il centravanti Panchev. È un mercoledì di coppa, evidentemente tutto da seguire. Ripetiamo ancora 1-1 fra belgi e jugoslavi. Il passaggio indietro di Mannini per Pagliuca. Rimessa in gioco col pallone nella zona di Katanets. È stato anticipato dal numero 8 Karagheorgiou. Quindi c'è l'inseguimento a ritroso di Vialli. Orlando, Vialli. Ancora il numero 11 Orlando. Questa volta attaccato da Donis. Ha effettuato una serie di finte e l'ultima anche su se stesso, visto che il pallone è terminato in fallo laterale. D'anticipo pari, Katanets. Orlando. In profondità per Vialli, controllato da Kurbanas. Lo stesso Vialli che ha effettuato il cross, lo stacco di Katanets e l'uscita di Banjic. Tutto questo, gentili telespettatori, dopo 7 minuti del primo tempo. Scivola Mannini ma riesce in qualche modo a respingere. Saravakos, davanti a lui c'è Pari. Un cross dello stesso Saravakos, il colpo di testa all'indietro di Invernizzi ed è calcio d'angolo. Intanto per quanto riguarda l'assetto difensivo della Sampdoria ormai la situazione si è stabilizzata ed è questa. Naturalmente Dario Bonetti libero con Mannini in marcatura sul numero 7 Saravakos e Lanna in marcatura sul numero 9 centravanti polacco Vargica. Adesso vediamo questo calcio d'angolo per i giocatori in maglia verde. La battuta di Saravakos, la respinta di Katanets. Attenzione, c'è un tiro che è stato scoccato da Kalatsis. Saravakos, Kalatsis, un altro cross, l'uscita di Pagliuca.
ed è riuscito a evitare con la sua respinta l'intervento di Donis. Greci che stanno prendendo molto sul serio questa partita, seppure già tagliati fuori dalla qualificazione alla finale. Un altro tiro di Apostolakis e la respinta di Pagliuca. Momenti naturalmente di grande tensione. L'ultimo tocco è stato probabilmente di Silas, ma c'è la respinta di Lanna. Mette giù il pallone Vialli. Lo scatto di Maragos, davanti a lui c'è ancora Silas. Saravakos, e questa volta recupera Vialli. Silas, Katamez, all'indietro per Bonetti. Attenzione, la palla in area, il tiro di Vargica, l'uscita di Pagliuca, e poi succede un po' di tutto nell'area di rigore della Samp. È una partita che è diventata molto difficile sul piano psicologico per la Samp, perché naturalmente non ci si aspettava un avvio così aggressivo dei greci. Vediamo l'incredibile ingenuità di Dario Bonetti, che è anche scivolato e per poco non consentiva la deviazione vincente e la conclusione a rete di Vargica. È importante dire che la Samp questa sera è frenata non soltanto dalle assenze, ma soprattutto da 6 giocatori diffidati. Sono giocatori che, se fossero ammoniti ancora una volta, non potrebbero disputare l'eventuale finale di Wembley. Ed è chiaro quindi che si tratta di mezza squadra contratta, preoccupata. Squadra che probabilmente non può giocare con la determinazione necessaria per affrontare bene i giocatori greci. Ancora Vargica, un tiro e la palla è fuori. Siamo giunti intanto al 10° minuto del primo tempo e il risultato è di 0-0 fra Sampdoria e Panathinaikos, ma con un avvio molto brillante da parte della squadra greca. Tanta preoccupazione per quanto riguarda i giocatori blucerchiati. Adesso l'importante naturalmente è recuperare in qualche modo la serenità, perché ci sono pochissime possibilità, francamente, che la Stella Rossa possa soffiare la qualificazione alla finale alla Samp. Invernizzi. Bonetti. Il lancio nella zona di Mancini. Insegue la palla a Vialli. E la respinta di Kalatzis. Nella formazione greca è il numero 5 Kurbanas che stabilmente si incarica, per quello che vediamo, della marcatura di Vialli. La rimessa in gioco di Silas. Lo stesso Kurbanas è intervenuto su Vialli. C'è calcio d'angolo per la formazione di casa. Dalla bandierina Silas. Intanto in area ci sono Mancini e Vialli, ma corre anche il saltatore Katamez. Con lui l'altro saltatore Bonetti. Colpo di testa di Katamez. Parata da parte del portiere. Un tiro di Lanna. Il pallone respinto da Karageorgiou. Inutile dire che una rete sbloccherebbe sul piano psicologico i giocatori di Bosco. Tocco di Orlando, è stato lui a toccare per ultimo la palla sul contrasto di Kurbanas. Rimessa in gioco di Apostolakis. Questo giocatore Stratos Apostolakis è un difensore di 27 anni che ha già collezionato oltre 40 presenze in nazionale. Katamez è stato fermato. Donis. Saravakos. Intanto in questa circostanza c'è Mannini sul numero 9 Vargica e Lanna invece su Saravakos. Ancora una discesa di Apostolakis, che in Grecia è chiamato Turbo per la sua velocità. Ancora Apostolakis. Numero 11 Maragos. A dispetto del numero di maglia è un centrocampista. Saravakos. Cerca il triangolo e lo trova. Ancora Saravakos, poi respinge Katamez. Colpo di tacco in direzione di Orlando. Davanti a lui c'è Maragos. Il rilancio di Lanna, la possibilità di partire in contropiede per Mancini. Marcatura feroce da parte dei giocatori greci. Il raddoppio di Maragos. Ripetiamo, tante diffide probabilmente tolgono la necessaria determinazione ai giocatori della Samp. Ma riparte Mancini. È stato contrastato, gli ha tolto la palla a Christodoulou.
Sempre 0-0 fra Sampdoria e Panathinaikos dopo 13 minuti di questa prima frazione. Urbanassi. Adesso il Panathinaikos ha rallentato il ritmo dopo un avvio, ripetiamo, condotto a grande velocità e soprattutto con notevole aggressività. Numero 3, Kalatzis. Urbanassi, è uno dei nazionali della formazione maglia verde. Bargica. Apostolakis. In profondità per Donis, c'è la respinta della difesa sampdoriana. Invernizzi a mettere il pallone in fallo laterale. Caldissimo come al solito l'incitamento del pubblico che ha gremito gli spalti di Marassi. Il pubblico che sta cercando di aiutare la Sampdoria a ritrovare soprattutto la serenità per affrontare nel modo giusto gli avversari. Mancato il colpo di testa Silas. Mannini contro Vargica. Kalatzis. Il cross di Kalatzis e il colpo di testa di Pari. Quello di Silas. Katanez, disimpegno acrobatico dei giocatori due cerchiati, il rilancio di Mannini per Vialli. Finora è molto attenta la difesa dei giocatori greci. Kalatzis non è riuscito a toccare il pallone e per poco non glielo restituiva Mannini. Silas e si alza davanti alla panchina Bosco incitando i suoi giocatori. C'è un certo torpore, ma soprattutto una notevole dose di ansia che sta condizionando la squadra di casa. E quella sorta di paura di vincere che spesso nello sport sopravviene a un passo dal traguardo. In questo caso è la finale di Wembley. Segue il pallone Mancini. E poi c'è un rilancio piuttosto sbagliato del numero 8 greco Karagheorgiou direttamente in tribuna d'onore. Della rimessa laterale si sta per incaricare Silas. Mancini, il suo tiro, la respinta ancora della difesa greca. Pari, Vialli rinuncia al tiro, cerca il duetto con Mancini, ma è nuovamente molto efficace la difesa avversaria. Adesso è stata Gheorghiu il giocatore che ha respinto. Vialli davanti a lui c'è Apostolakis. Katanez. Sono frequentissimi i raddoppi di marcatura a tre quarti di campo dei giocatori del Panathinaikos. Silas, Mancini, combinato bene con Mannini, il cross, possibilità per Vialli ma è stato anticipato. L'uscita dalle retrovie di Lanna e poi c'è un fallo effettivamente che è stato commesso su Lanna. Una spinta dell'avversario diretto di questa circostanza e cioè il numero 7 Saravakos. Marco Lanna, difensore genovese di 23 anni che è al suo quinto campionato in massima divisione con la Sampdoria. Domenica gioca a forza perché mancava ancora, almeno dal primo minuto, Mannini. Ha disputato 90 minuti contro la Roma. Vediamo questo calcio di punizione per la Samp dopo 16 minuti. La battuta di Silas. Stacco di Katanez. Alessandro Orlando, tallonato da Apostolakis. Rimessa laterale affidata ancora all'ex udinese Orlando. C'è stata una respinta del numero 8 Karagheorgiou. Christodoulou, affrontato ancora da Orlando. Maragos. Adesso si è allentata la morsa del pressing sampdoriano e quindi possono manovrare con più disinvoltura il pallone i giocatori greci. Apostolakis. C'è un anticipo di testa di Vargica su Mannini. Alle spalle di tutti il recupero di Bonetti. Il suo scivolone qualche istante fa per poco non creava grossi problemi a Pagliuca. Invernizzi. Colpo di tacco delizioso di Mancini per Vialli. Invernizzi. Intanto si smarca ancora e riceve Vialli. Non riesce questa triangolazione con Invernizzi. Lo stop a seguire di Pari. Controlla in qualche modo il pallone Vialli e poi mentre cerca una finezza viene affrontato fallosamente, ma gioco continua. Aveva cercato Invernizzi di servire Mancini ma il passaggio è troppo corto.
Riparte Donis e c'è un contrasto falloso con il numero 11 Orlando. Intanto vi ricordo quali sono i 6 giocatori della Samp che sono diffidati e che quindi salterebbero una eventuale finale in caso di nuova ammonizione. Sono Vialli, Mancini, Pari, Katanets, Dario Bonetti, Invernizzi. Fra i greci invece il solo giocatore diffidato è Karagiorgiou. Il retropassaggio di Apostolakis per il portiere Josef Vancik. Questo portiere di 28 anni è il titolare della nazionale polacca. Anche lui vanta già un numero molto elevato di presenze con la nazionale del suo paese. A inizio stagione erano 42. Apostolakis. Cambia gioco verso Maragosso. Il lancio per Vargica, la respinta di Bonetti. Passaggio di Vargica per Cristodulu. Maragosso. Un lancio per Kalatzis, un altro pericolo, Kalatzis, il cross, è arrivato in spaccata il numero 9 Vargica, proprio a pochi metri dalla porta difesa da Pagliuca. Ancora una volta un'insidia per la porta della formazione di casa e quindi un altro pericolo che vediamo nella ripetizione rallentata. Il cross, e come vedete era praticamente smarcato, seppure decentrato, il giocatore Vargica. Rivediamo ancora, buon per i giocatori della Sampdoria che il lancio sia stato un po' troppo lungo nonostante l'acrobazia del centravanti polacco. Seguiamo ancora con grande apprensione, come d'altra parte il pubblico e la panchina sampdoriana, questa partita che è sicuramente ancora più difficile di quanto si potesse immaginare. Un lancio per Donis. Una bella giocata di Bonetti che poi è caduto anche per il contatto falloso con l'avversario. Dobbiamo dire sportivamente che i giocatori greci stanno onorando l'impegno perché erano già spacciati, tagliati fuori da questa penultima fase della Coppa dei Campioni. Nonostante la certezza di non poter giocare la finale di Wembley, si stanno battendo come se anche per loro la posta in palio fosse altissima. Bonetti. Tocco di Mancini, Silas, riuscito a superare Kalatzis. Silas che punta Kalatzis, ha tentato lo scatto, è stato anche colpito al volto e quindi c'è calcio di punizione. Finora nella storia delle prestazioni della Sampdoria in casa per quanto riguarda le coppe europee, pensate che la Samp ha vinto la bellezza di 15 volte su 17. Le altre due volte sono arrivati due pareggi, quindi la Samp nelle coppe europee non ha mai perso in casa e speriamo che sia un rilievo statistico di buon auspicio. La battuta di Silas, l'uscita ancora di Vancik, Invernizzi, possibilità di tiro, lo ha scoccato e si allunga Vancik su un pallone che forse non era neppure troppo potente ma sicuramente molto angolato. Rimessa in gioco per Apostolakis. Panathinaikos è schierato con due laterali di ruolo in difesa che sono il numero 2 Apostolakis e il numero 3 Kalatzis. Il libero è il numero 6 Mavridis e c'è una sola marcatura uomo, quella di Kurbanas su Vialli. Sale proprio il libero Mavridis, davanti a lui c'è Vialli. Saravakos. Tentato la combinazione con Mavridis, lo stesso Mavridis, ma intanto l'arbitro aveva fermato il gioco decretando un calcio di punizione per la Samp. Questa è la panchina della squadra del Panathinaikos. Vi ricordo che il tecnico della squadra è Daniil Vassilis, un allenatore di 53 anni che per la seconda volta guida il Panathinaikos. L'anno scorso aveva preso il posto di un bulgaro, e cioè Bonner. Dall'Anna Vialli, superato Kurbanas, ancora lo scatto di Vialli e poi è stato messo giù in maniera piuttosto violenta dal suo controllore numero 5 Kurbanas. Per il momento l'arbitro non ha ancora estratto cartellini gialli.
Intanto giunge notizia qui allo stadio Marassi che il Torino è in vantaggio nella partita di Coppa UEFA per 1-0 contro il Real Madrid. Autorete di Rocha. La punizione da parte della Sampa, la respinta di Vanjic. Il pallone che rimbalza davanti a Pari. Nei limiti del possibile cercheremo di seguire a livello di notizie le altre partite della serata, naturalmente fatta eccezione per Barcellona-Benfica che seguiremo dopo. Bonetti, il suo tiro e la parata di Vanjic. Intanto il collega Paolo Paganini mi conferma che il risultato della partita di Bruxelles è sempre 1-1 fra Anderlecht e Stella Rossa. Una partita naturalmente da tenere d'occhio per il legame che la unisce alla sfida fra Sampdoria e Panathinaikos. Per adesso naturalmente la Sampdoria è qualificata alla finale di Wembley. C'è una respinta di Pari, ma intanto è rimasto a terra il giocatore Cristoduro. Ricordo che l'arbitro di questo incontro è svizzero e si tratta di Roethlisberger. È un arbitro che probabilmente vedremo, dopo averlo già visto nella fase finale d'Italia 90, anche nella fase finale dei prossimi europei di Svezia. Da rincorsa del numero 7 Saravakos, l'attaccante più quotato del calcio greco. Forse prova il tiro, infatti c'è il tiro di Saravakos e puntuale arriva la parata di Pagliuca. Dimitris Saravakos, un attaccante di 30 anni, capitano della nazionale, che proprio in nazionale a inizio stagione aveva già giocato 65 partite con 19 reti. Colpo di testa di Katanets. L'anticipo su Vialli, in Vernizzi. Questa volta l'anticipo è di Mannini su Vargica. La volata di Orlando, il pallone è troppo lungo per lui. Al di là delle diffide, ricordiamo ancora il peso delle quattro assenze di questa sera per quanto riguarda la formazione di Bosco. Bierkov, Lombardo e Ivano Bonetti squalificati, oltre a Cereso, infortunato, che è in panchina. Tra l'altro in panchina è andato forzatamente anche un altro giocatore acciaccato, che è il numero 15 Duso. Telecamere intanto per Gianluca Bianchi, un pochino preoccupato, ma da parte siamo tutti per l'andamento di questa gara. Lancio di Apostolakis. Donis, seguito da Pari. Ancora Donis. C'è il cross, la respinta di Lanna. E poi ribatte in Vernizzi. C'è molta ansia, molta tensione e lo si vede affiorare in queste respinte della difesa della squadra di Bosco. Saravakos. Apostolakis. Davanti a lui c'è Invernizzi e c'è la deviazione dello stesso giocatore della Samp. Calcio d'angolo dunque per il Panathinaikos dopo 26 minuti di questo primo tempo. E il Panathinaikos sicuramente è sempre intraprendente. Come spesso accade, lo specialista di queste esecuzioni dalla bandierina è proprio l'attaccante di punta della squadra, cioè il numero 7 Saravakos. Area blu cerchiata affollatissima. Batte Saravakos. Attenzione, c'è il tiro e il gol. Incredibile. Ha segnato il Panathinaikos con il numero 11 Maragos. Ed è accaduto naturalmente quello che mai avremmo voluto vedere questa sera sul campo di Marassi. Ha segnato Maragos al 26esimo minuto di questo primo tempo. Rivediamo. Il tiro al volo da parte di Maragos di destro in anticipo sul numero 5 Bonetti. Vediamo la reazione della Samp. Orlando, adesso la possibilità è per i blu cerchiati e c'è il pallone che ha attraversato tutto lo specchio della porta. Dobbiamo dire fortunatamente che la reazione d'orgoglio della squadra di casa è stata immediata. Ci auguriamo anche sia di preludio per un pareggio. Siamo rimasti tutti quanti freddati da questa rete segnata dai giocatori in maglia verde. Ripetiamo, 26esimo minuto Maragos. Vi ricordo che in caso di sconfitta della Sampdoria, se la Stella Rossa dovesse vincere, scavalcherebbe la Samp. Se invece la Stella Rossa pareggiasse, e questo sta avvenendo,
Basterebbe la Sampdoria, a meno che incassi nella circostanza odierna la bellezza di 5 gol. È importante comunque per la Sampdoria, per la tranquillità di tutti, agguantare il pareggio proprio a scanso di equivoci. Passaggio indietro di Bonetti all'indirizzo di Pagliuca. Fin dalle prime battute era affiorata l'incertezza della retroguardia della Samp e la tensione un po' di tutta la squadra. Rilancio di Bonetti. Bisogna assolutamente buttare, come si suol dire, il cuore al di là dell'ostacolo, perché la partita è molto delicata. C'è un tentativo di ripartire subito in contropiede di Cristodulu. Il gioco comunque era stato fermato e siamo al 28esimo minuto della prima frazione. Da Bonetti a Katanec. Pari. Si avvicina lui e riceve Invernizzi. Colpo di tacco di Mancini, ma non si avvede Vialli del tentativo del compagno. E parte Saravakos. L'apertura di Saravakos per Maragos. Pari contro il giocatore Maragos. Anzi, è Donis che ha tirato verso la porta, il numero 10 del Panathinaikos. E anche in questo caso il Panathinaikos si fa assolutamente rispettare. Prima di queste partite finali del girone A della penultima fase di Coppa dei Campioni, la situazione in classifica era questa, e naturalmente legata soltanto a Sampdoria e Stella Rossa. Sampdoria punti 7, differenza reti più 5, gol fatti 9. Stella Rossa punti 6, quindi a un punto di distanza, differenza reti 0 e gol fatti 7. Tutto il resto non ci interessa, perché sia Anderlecht che Panathinaikos sono tagliate fuori dal discorso qualificazione alla finale. Se non bastassero i punti per decidere la qualificazione, e per il momento Sampdoria e Stella Rossa sono in situazione di parità, entrerebbe in gioco la differenza reti. Una differenza reti favorevole alla Samp. Ripetiamo, più 5. Per la Stella Rossa invece è 0. La respinta di Lanna. Cristodulu. Saravakos. Lo stesso Saravakos all'indietro per Kalatsis. Colpo di testa d'anticipo di Mannini. Pallone che rimbalza sulla testa del nostro cameraman. Ancora una rimessa in gioco per i giocatori greci dopo 30 minuti di questo primo tempo. Primo tempo dallo sviluppo abbastanza incredibile, almeno rispetto alle previsioni. C'è in vantaggio il Panathinaikos, 1-0 con la rete segnata al 26esimo da Maragos. Mette giù il pallone per il calcio di punizione Kalatsis. Pallone diretto nella zona di Dario Bonetti che respinge. Orlando. Ci sono obiettivamente difficoltà di manovra per la squadra di casa, anche perché costretta a giocare senza i due esterni titolari. Mancano infatti, e non è poca cosa, anzi, a destra Lombardo e a sinistra Ivano Bonetti. Orlando. Silas. Il petto per Katanec. Mancini. Il cross per Vialli, cerca di farsi largo, Katanec, pallone ancora in area, Vialli, possibilità di tiro, ribattuto, Mancini e la palla è alta. Se non altro però la Sampdoria sicuramente si scuote e siamo un pochino più fiduciosi in rapporto all'inizio della gara. Purtroppo è un risultato che dà torto alla Samp, 1-0 per i Panathinaikos. Intanto rivediamo l'episodio. Una specie di passaggio di Orlando per il tiro di Vialli, ribattuto, poi c'è il tiro di Mancini, purtroppo a mira sbagliata. Ha cercato l'esecuzione di Potenza, il pallone terminato altissimo sopra la traversa. La rimessa di Vanjic. Salta pari, ma è stato anticipato da Donis. Ancora Donis. Bonetti. Sta giocando una buona partita questa mezza punta numero 10 Donis, mandata in campo a sorpresa da Daniil Vassilis. Vialli, pari, che è proprio il controllore di Donis. Poi secondo noi c'è un fallo su Katanec, ma si continua a giocare.
Per la questione delle diffide, i giocatori della Sampdoria non possono neppure permettersi il lusso di protestare più di tanto nei riguardi dell'arbitro. Ricordiamo ancora diffidati Vialli, Mancini, Pari, Catanez, Dario Bonetti e Invernizzi. Il pallone scavalca Invernizzi e termina in fallo laterale. La rimessa di Calazzis. Pallone in zona morta recuperato da Dario Bonetti. Ancora l'impostazione di Bonetti, libero sampdoriano dopo 33 minuti di questo primo tempo. Il lancio per Mancini. Lo scatto di Vialli, il tiro e la parata ancora una volta, tutt'altro che cura di Vanjic. Intanto giunge notizia del risultato finale anche della partita Ajax-Genoa ed è stato 1-1, quindi Genoa eliminato. Rimessa in gioco di Vanjic. Colpo di testa di Mannini. Alza il pallone Orlando. Ma come vedete non ci sono purtroppo automatismi a centrocampo per la formazione di casa, che ha un centrocampo totalmente rinnovato. Il lancio di Apostolakis, la respinta di Lanna. Pari, Vialli, e c'è la possibilità per la Samp di distendersi in avanti con Silas. Vediamo se almeno questa volta ce la facciamo. Silas, il cross, l'uscita del portiere, è andato fuori misura Silas, peccato perché Vialli era in posizione molto favorevole. Ma si scuote la Samp. Lanna, Mannini, Silas, Mancini. Tentativo di scatto, raddoppio di marcatura, ancora una volta efficacissimo del Panathinaikos. Ci sono pochissime assenze fra i giocatori in maglia verde, quindi sicuramente un maggiore affiatamento dei giocatori della squadra di Daniil Vassilis. Lo si vede soprattutto per come si trovano in campo e per come riescono a combinare spesso anche di prima intenzione. Apostolakis. Tentato di ribattere, c'è riuscito Silas, Mancini, Vialli, gli sfugge il pallone che poi schizza via sul terreno allentato. Qui a Genova è piovuto a intermittenza per tutta la giornata e perciò il terreno si presenta abbastanza allentato e ne abbiamo avuto una conferma qualche istante fa. Passaggio di Silas per Vialli, Lanna, sale la Samp, Orlando, il cross, la possibilità per Vialli, ma ancora una volta è tradito dal rimbalzo della palla. Kurbanas, colpo di testa di Vargica, quello di Lanna, Silas. Adesso è riuscita la Samp a alzare il fronte del suo gioco. Invernizzi, Mancini, si gira, il cross e la palla in rete, ha segnato Mancini. Ha segnato Mancini, una rete fondamentale, siamo giunti al 36esimo del primo tempo. Ha segnato Mancini e naturalmente ora la Sampdoria potrà affrontare il resto della partita, almeno ci auguriamo, sbloccata sul piano psicologico. Pareggio dunque di Mancini che stiamo per rivedere. Il lancio di Invernizzi, il pallone controllato da Mancini, uno stop a seguire, poi da posizione impossibile ha calciato verso la porta e il pallone è stato soltanto toccato da Vanjic. Rivediamo ancora. Roberto Mancini era il secondo cannoniere della Sampdoria per quanto riguarda questa stagione, tenendo conto delle partite di campionato e di Coppa dei Campioni. 6 reti nel campionato e adesso 4 in Coppa dei Campioni, quindi è salito a quota 10. Meno male, meglio così, perché c'era grande tensione da parte di tutti dopo la rete segnata da Maragossi. Adesso la partita dovrebbe cambiare faccia, almeno ripetiamo sul piano psicologico. Sampdoria sicuramente condizionata questa sera dalle assenze e dalle diffide. 4 assenze, 6 giocatori diffidati, quindi con la prospettiva in caso di nuovo cartellino giallo di saltare la finale di Wembley. Sono attenuanti che dobbiamo assolutamente concedere alla formazione di casa. Il tentativo di anticipo non è riuscito a Mannini. Ancora Kurbanas, giocatore che si incarica di marcare Vialli. Vargica,
Kurbanas. Kalatzis ha combinato con Maragos. Lo insegue Invernizzi, Maragos. Saravakos ha superato Mannini, c'è la respinta ancora della difesa sampdoriana. Raggiunge il pallone Orlando, l'ha tenuto in campo. Catanez, Lanna, Catanez. La finta di Mancini per Vialli, lo scatto di Vialli, azione splendida, il tiro e la parata, come al solito i due tempi di Vanjic. Non c'è stata ancora un'occasione nella quale il portiere abbia preferito la presa immediata. Parata comunque di Vanjic sul tiro che rivediamo. Pallone respinto e poi recuperato dallo stesso estremo difensore della nazionale polacca. 38 minuti di questo primo tempo, 1-1 fra Sampdoria e Panathinaikos. È stato fermato Mannini, peccato perché aveva recuperato un buon pallone. Donis, Saravakos, il palleggio, Saravakos, la girata e la parata di Pagliuca. I giocatori del Panathinaikos ci tengono enormemente a far bella figura in questa gara contro la Samp e, ripetiamo, stanno onorando assolutamente l'impegno. Tutto questo nonostante non abbiano più possibilità di entrare nella finale di Coppa dei Campioni. Vialli, Silas, una buona giocata di Silas, punta l'avversario, forse tarda un po' troppo. Vialli, combinazione con Silas, guadagna il fondo, cross, respinta del Panathinaikos e c'è in campo un'altra Samp. Ribatte di testa Kalatzis e il pallone è terminato oltre la linea di gesso. Grande sventolio di bandiere sulle gradinate e pubblico che naturalmente, come la squadra, ha riacquistato morale in questo finale della prima frazione. Siamo quasi al 40° minuto e perciò 5 minuti dallo scadere della prima parte della gara. Vediamo il corner del quale si sta per incaricare il brasiliano Paulo Silas. La battuta, colpo di testa che era stato cerchiato da Bonetti. Vargica, tocco di Chiara Gheorghiu e poi il passaggio indietro ancora per Josef Vanjic. Apostolakis. Per il momento ha fatto buona guardia sulla fascia sinistra Orlando e ha limitato le scorribande dello stesso Apostolakis, che era abbastanza temuto. Vargica è stato fermato da Mannini. Si scambiano ogni tanto gli avversari, i due stopper della Samp. In questo caso c'era Mannini sul giocatore Vargica e quindi naturalmente Lanna su Saravakos. Tutto questo in dipendenza della posizione in campo del numero 7 e del numero 9 del Panathinaikos. Adesso sulla fascia destra ed è pronto alla battuta, c'è proprio Saravakos. Pallone inseguito da Kalatzis e rimessa laterale per i greci. Vargica aveva eluso l'intervento di Mannini. Forse c'è stata una spinta da parte di Mannini, ma comunque il gioco prosegue. Davanti alla panchina la tensione e le grida di Vujadin Boskov. Compie il 9 maggio 61 anni. Boskov è alla sua sesta stagione nella Samp e ha vinto uno scudetto, una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia. Colpo di testa di Catanez. Maragos combatte con Invernizzi. Saravakos. Retropassaggio di Invernizzi per Bonetti. Pari. 42 minuti del primo tempo. Sempre 1-1. Lancio per Silas. L'uscita del libero numero 6 Mavridis. Anche Mavridis è considerato uno dei pilastri della difesa del Panathinaikos, ma non è uno dei nazionali. Vediamo Vialli. Il cross. Lo stesso Mavridis. Donis. Numero 10 del Panathinaikos controllato da Pari. Poi c'è un tentativo di scatto di Apostolakis e il fallo di Orlando. In questa partita Boskov ha predisposto tre marcature a uomo e la terza è proprio quella di Pari sulla mezza punta numero 10 Donis. È stato uno dei giocatori più intraprendenti nel primo tempo. Non è riuscito il palleggio stretto a Mancini. Apostolakis. Affrontato come al solito da Alessandro Orlando e gli mette il pallone in fallo laterale. Intanto
Intanto mi conferma il collega Paolo Paganini che il risultato a Bruxelles fra l'Anderlecht e la Stella Rossa è sempre 1-1, esattamente lo stesso risultato di Genova fra Sampdoria e Panathinaikos. Quindi con questi due risultati non cambierebbe nulla in classifica, non soltanto per quanto riguarda la situazione differenza reti, ma anche le reti segnate. Silas, ribattuto Kalatsis. C'è un intervento dell'arbitro dopo questo contrasto del quale è stato protagonista Silas. In sovraimpressione le cifre riguardanti il possesso di palla. Calcio di punizione per il Panathinaikos, quindi considerato falloso l'intervento di Silas. Rivediamo. E in effetti c'è un intervento, un gioco pericoloso di Silas che probabilmente cercava il pallone ma rischiava anche di far male effettivamente all'avversario. Anticipo aereo del numero 6 Lanna. Pallone inseguito da Mancini. Apostolakis costretto a inseguire il pallone all'indietro. Ancora Apostolakis, sa di essere molto veloce, approfitta di questa velocità con un elegante disimpegno. Il lancio di Kurbanas, lo scatto di Saravakos. Saravakos che è affrontato da Lanna. Il cross di destro, colpo di testa di Silas. Maragos. Panathinaikos che continua a interpretare con grande determinazione la gara. Non è cambiato assolutamente nulla nell'impegno dei giocatori greci. Kurbanas. Vargica. Kalatsis. Ancora Kurbanas. Intanto arriva una bella notizia da Bruxelles, dove c'è l'inviato della TGS per la radio Alfredo Provenzali. Anderlecht 2, Stella Rossa 1, ha segnato Bosman. Bene così, è finito il primo tempo, intanto a Genova vi ricordo il punteggio. 1-1 fra Sampdoria e Panathinaikos. Esultanza naturalmente da parte del pubblico, proprio per la notizia che il collega Provenzali ha dato poc'anzi alla radio. Posizione quasi impossibile, vicino alla linea di fondo, ha realizzato nonostante l'estremo tentativo di parata di Vangic. Adesso è cominciata la ripresa e verificheremo naturalmente se ci saranno state sostituzioni nei due schieramenti. La Sampdoria era in campo nel primo tempo con Pagliuca, Mannini, Katanez, Pari, Bonetti, Lanna, Silas, Invernizzi, Vialli, Mancini e Orlando. Vediamo in azione proprio Silas. Vialli cerca spazio, la respinta di Kurbanas. Invernizzi. Ancora un assolo da parte dei giocatori della Samp. La possibilità per Silas, la mischia, ribattono i greci, il tiro di Orlando ed è centrale per la parata di Vangic. Un doppio tentativo da parte dei giocatori sampdoriani, prima con Vialli e poi con Invernizzi proprio nel cuore dell'area dei giocatori in maglia verde. Il disimpegno del Panathinaikos con questa apertura in direzione di Kalatsis. Ha giocato per tutto il primo tempo come laterale sinistro nella difesa della squadra greca. Questa è la decima partita giocata dalla Sampdoria nella Coppa dei Campioni 91-92 e occorre tener conto che i blucerchiati hanno perso soltanto in due occasioni, 2-1 a Budapest contro la Honved e 3-2 a Bruxelles contro l'Anderlecht. Per il resto hanno ottenuto 6 vittorie e un pareggio, e cioè proprio lo 0-0 di Atene contro il Panathinaikos. Apostolakis. Maragos. C'è un intervento falloso di Lanna su Maragos. Lanna è uno dei giocatori che, per così dire, si possono permettere anche interventi duri perché non sono fra i diffidati. Naturalmente questa è una valutazione che deve essere presa per beneficio di inventario, perché non sono mai assolutamente simpatici gli interventi fallosi e soprattutto duri nei riguardi degli avversari. Ne approfitto comunque per ricordare i giocatori diffidati per quanto concerne la Sampdoria. Sono 6 e sono Vialli, Mancini, Pari, Katanez, Dario Bonetti e Invernizzi. Sono tutti giocatori che devono assolutamente evitare il cartellino giallo in questa partita per non saltare la finale di Wembley.
Intanto anche qui a Marassi è giunto il risultato finale del primo tempo di Torino-Real Madrid ed è Torino 1, Real Madrid 0. L'attacco di Vargica è stato abbastanza pericoloso nel primo tempo. Saravacos, il tiro dalla lunga distanza e la deviazione di Dario Bonetti. Quindi c'è un calcio d'angolo per i greci al terzo minuto di questa ripresa. Panathinaikos ha cominciato questo secondo tempo con qualche problema in difesa, ma adesso nuovamente sta reagendo, come ha fatto molto bene per tutta la prima frazione. Dalla bandierina, come al solito, lo specialista Saravacos. Battuta corta per Apostolakis, il cross, ribatte Katanez, un tiro al volo e la palla che è terminata fuori. Questo tiro che è stato scocchiato al terzo minuto della seconda frazione, un tiro di Kalatzis. Rivediamo, colpo di testa di Katanez. Poi c'è questo tiro di collo esterno sinistro con il pallone che è terminato fuori, ma abbastanza pericolosamente per Pagliuca. Naturalmente Pagliuca ha ben impressi i due grandi pericoli della prima parte della gara. Il tiro dalla lunga distanza di Apostolakis e quell'occasione per Vargica che si era trovato solo a tu per tu con lui. Pagliuca in quella circostanza si è superato ed è riuscito a respingere. Intanto c'è un giocatore greco, come vedete, che viene accompagnato a bordo campo e quindi potrebbe ricorrere la squadra del Panathinaikos alla prima sostituzione dell'incontro. Naturalmente ci sarà però un tentativo di recuperarlo a bordo campo perché stanno già intervenendo i componenti, lo staff medico della formazione in maglia verde. Si fa medicare il numero 11 Maragos, che è proprio l'autore del gol del provvisorio 1-0. Adesso siamo 1-1 fra le due squadre. Alza il pallone Apostolakis, irrompe Lanna, ribatte Kurbanas. Il rilancio di Mannini, Silas, Mannini, Mancini, bel triangolo, ancora Mannini, il tiro cross e l'uscita sicura di Vangic. Questa volta la presa è stata immediata da parte di questo estremo difensore polacco che nel primo tempo qualche volta si era salvato con parate soltanto in due tempi. È sempre a bordo campo il numero 11 Maragos e quindi in questo momento siamo 10 contro 11. Vediamo ancora i soccorsi all'indirizzo di questo giocatore che a dispetto del numero di maglia, la numero 11, è un centrocampista. Le punte del Panathinaikos sono invece il numero 7 Saravacos e il numero 9 Vargica, tutti e due molto vivaci nel primo tempo. Apostolakis. All'indietro ancora per Vangic. Nella classifica cannonieri stagionale della Sampdoria, quella che tiene conto delle partite di campionato e Coppa dei Campioni, c'è sempre in testa Vialli con 15 reti. Mancini era quota 9, in virtù del gol del primo tempo è salito a 10. Poi c'è uno dei grandi assenti di questa sera, cioè Lombardo con 8 reti. Il colpo di testa di Mannini, quello di Mancini. Fermato Silas, ribatte Katanez. Mavridis. Da Kalatzis indietro a Kurbanas, è attaccato da Mancini, rilancio dello stesso Kurbanas. Lasciato scorrere il pallone Christodoulou. Ecco Saravacos, pedinato dall'Anna. Cambia gioco verso il numero 2, Apostolakis. Maragos, che intanto ha ripreso il suo posto nella squadra in maglia verde. Saravacos. Lancio profondo per Vargica. Adesso è Mannini a seguire il centravanti polacco. Ancora Vargica. Raddoppio di marcatura, Mannini Orlando. Attenzione a Apostolakis. Ancora un passaggio verso Maragos. Riuscito a vincere il contrasto e mantiene, come vedete, il possesso della palla vicinissima alla bandierina. Poi è subentrato Apostolakis e la rimessa laterale per la Sara. Mannini, è stato importante il suo rientro questa sera perché sennò le assenze della Samp sarebbero state veramente troppe. Sono già tante così e le ricordiamo, quelle degli squalificati Vjerkovod, Lombardo e Ivano Bonetti, nonché di Sereso Acciaccato. La rimessa di Pagliuca,
colpo di testa di Silas. Invernizzi, Silas ha tentato una gran giocata, una finezza di tacco e per poco non gli riusciva. Forse non è stato sempre lucido Silas, ma sicuramente molto attivo nel primo tempo. Pallone che schizza via ancora una volta sul terreno allentato e quindi imprendibile per Mancini. Roberto Mancini, l'autore del gol nel primo tempo, 36esimo minuto della prima parte della gara. C'è stato un fallo di pari su questo numero 10 Donis, sicuramente uno degli elementi più apprezzabili del Panathinaikos. Ancora Donis, numero 2 Apostolakis. Ha costretto spesso nel primo tempo, ma con buoni risultati, Alessandro Orlando a fare a tutti gli effetti il terzino su di lui. Galli ha recuperato questo pallone a ritroso. Silas. Catanezza. Bonetti. Passaggio a Mannini. Ancora un tentativo di lanciare Mancini, ma c'è l'uscita di Vanjic. Intanto col passare dei minuti Silas è diventato interno negli schemi di Boskov e si è spostato nella posizione di laterale destro in Vernizzi. Invece all'inizio della gara il tornante destro era proprio Silas. C'è naturalmente il tentativo da parte di Boskov di conferire maggiore qualità alla manovra della Sampdoria proprio in questa zona nevralgica del campo. Nel primo tempo c'erano due giocatori, spesso di quantità più che di qualità, come Katanec e come Vernizzi. Riparte il Panathinaikos. Saravakos, affrontato da Bonetti. E c'è un tiro che parte dalla lunga distanza per la parata di Pagliuca. Un altro tiro immediato, abbastanza inatteso, che è stato scoccato dal numero 4 Christodoulou. Immagini in diretta con questa azione di Mancini. Siamo al decimo minuto del secondo tempo, il risultato è sempre di 1-1 fra Sampdoria e Panathinaikos. In questo momento la Sampdoria ha 8 punti, mentre la Stella Rossa è rimasta a quota 6. Quindi Sampdoria vicinissima alla finale di Coppa dei Campioni a Londra, il mitico stadio di Wembley. Lanna. In profondità per Vialli, ma anche questa volta il pallone è troppo lungo. Ricordiamo ancora che per tutta la giornata è piovuto a intermittenza qui su Genova e naturalmente il campo, nonostante abbia una discreta tenuta, ne risente. Lo si comprende attraverso questi rimbalzi del pallone che spesso rendono impossibili gli inseguimenti di Vialli e di Mancini. Donis, Apostolakis. Il suo lancio probabilmente intendeva servire Saravakos, ma è terminato direttamente in tribuna. Lo sguardo un po' sconsolato di Gianluca Vialli, trasformista del Luque e profeta, come sapete, da un po' di tempo del silenzio stampa. Vialli, capocannoniere della Sampdoria in questa stagione con 15 reti. Intanto Paolo Paganini, il collega di Genova che è in contatto radiofonico con l'inviato della TGS Alfredo Provenzali, mi conferma che dopo 15 minuti del secondo tempo il risultato di Bruxelles è immutato. Anderlecht 2, Stella Rossa 1. Speriamo naturalmente che la partita finisca così. Il pallone ha superato sia il numero 3 Calazzis sia il giocatore della Sampdoria Mannini. Rimessa in gioco per il Panathinaikos quando siamo giunti all'undicesimo del secondo tempo. Maragos, contrastato da Katanec. Vargica. Karagheorghiu. Ancora uno scatto di Christodoulou. Ha superato Silas. Christodoulou. Un'apertura per Saravakos, ma ha respinto Lanna. Poi c'è il contrasto Saravakos-Orlando e l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio lo stesso Orlando. Si portano parecchi uomini nell'area di rigore della Samp. La rimessa è ancora a beneficio di Saravakos. Donis, tallonato come al solito da Pari. È andata a vuoto la respinta di Invernizzi, ma l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio il giocatore greco. Il pallone fra i piedi di Gianluca Pagliuca. 9 partite di Coppa dei Campioni, 8 reti incassate.
Silas. Al suo fianco c'è Pari, ancora Silas. Lo scatto di Invernizzi è un po' fuori misura. Kalatzis per Vargica. Christodoulou. Ancora un lancio per Donis, ma ribatte Pari. Salta Saravakos. Hanno giocato sicuramente una bella partita in numero 10 Donis e numero 7 Saravakos. Tentativo di anticipo di Lanna su Saravakos, ma recupera il pallone Maragos. Superato Katanets. Ancora Donis. La finta. Apostolakis, anticipato questa volta Saravakos, ma il pallone è sempre fra i piedi dei giocatori greci. Partita molto orgogliosa, molto determinata, assolutamente meritevole la loro sul terreno di Marassi. Fischi del pubblico che naturalmente hanno l'intenzione soprattutto di smontare psicologicamente questi greci che stanno giocando come se la finale di Wembley fosse ancora alla loro portata. Naturalmente, mettendoci in una posizione di imparzialità, è un andamento della gara che non può che rallegrarci, perché se non altro non condanna, anzi premia questa nuova formula della Coppa dei Campioni. Si temeva che le ultime partite di questi gironi d'accesso alle finali fossero pure formalità, invece non è così. Taccata Metz all'indietro all'Anna. Adesso c'è il lancio per Mancini. Lascia scorrere il pallone e lo stesso, tuttavia, termina oltre il fondo. Roberto Mancini è stato protagonista di una rete bellissima, ma bellissima era stata tutta l'azione in occasione dell'ultima gara della Sampdoria in Coppa dei Campioni. Ci riferiamo a quella di Sofia contro la Stella Rossa, in particolare alla rete del 3-1. Lancio in profondità per Maragos. Affrontato da Katanets. Ha dovuto sacrificarsi questa sera in un oscuro lavoro di tamponamento. Uscito dalla retrovia Bonetti, è uscito anche Silas, Vialli, Mannini, Invernizzi, come vedete è piazzato ormai stabilmente nella posizione di laterale destro. Lancio di Vialli, ma c'è la posizione di fuorigioco ravvisata dal guardaline nei riguardi di Orlando. Telecamere proprio per lui, cioè per Alessandro Orlando, che è un laterale friulano di 21 anni alla sua prima stagione nella Sampdoria. È un giocatore convocato spesso nella nazionale Under 21 di Cesare Maldini. Disimpegno dei giocatori in maglia verde. Karagheorghiu fa viaggiare sulla destra Apostolakis. Cambia gioco ancora in direzione di Kalatzis. Intanto siamo arrivati al quarto d'ora della ripresa. Il contrasto di Mannini su Vargica. Mancini. Scodellato un pallonetto per Vialli, Silas, Katanets, ancora Mancini, un altro pallonetto per Silas, la respinta di testa di Mavridis, Pari, cerca il triangolo con Vialli, mette giù il pallone a Postolakis, lo ribatte con eleganza nonostante il contrasto con Orlando, ha recuperato un bel pallone Katanets, da Bonetti a Mannini. Mancini, Sampdoria che chiaramente a questo punto deve gestire la palla e amministrare il risultato. Non è una vittoria come nelle abitudini della Samp in casa nelle partite della Coppa Europea, ma comunque un risultato molto prezioso e indispensabile per andare in finale. Vi rammento ancora a questo proposito che nelle partite, sono state finora 17 giocate dalla Samp in casa nelle Coppe Europee, per la bellezza di 15 volte la Samp è riuscita sempre sistematicamente a vincere. Passaggio di Mavridis verso il giocatore Kurbanas. Saravakos, inseguito da Katanets. Pallone forse un po' troppo lungo per Kalatzis. Infatti c'è rimessa laterale per la Samp. Silas. Da Invernizzi ancora Silas. Vialli. Silas a posizione centrale. Mancini, colpo di tacco per Vialli, appena troppo corto. Esce dalle retrovie Lanna e sicuramente c'è una maggiore sicurezza da parte della Samp in questa ripresa. Non ci sono molte emozioni, ma l'importante è governare questo risultato che qualifica i genovesi.
Pari, Vialli, non si era veduto del passaggio di ritorno dello stesso Pari. Catanez, ancora Pari, ha evitato Donis, Vialli, si gira e poi effettua questo passaggio all'indietro, francamente spropositato verso l'anno. E poi rimedia fortunatamente Dario Bonetti con un altro passaggio indietro a Pagliuca. C'è la tendenza in questa fase della ripresa, siamo arrivati al 18° da parte dei padroni di casa, a non affondare. Stanno cercando la gestione della palla, il possesso della sfera e qualche volta interrompono poi questo fraseggio con i tentativi di portarsi sotto misura rispetto a Vanjic. Ha fatto un po' il contrario a Vialli qualche istante fa, preferendo il passaggio all'indietro. Rimessa di Vanjic, Kurbanas, controllore di Vialli. Intanto il punteggio fra Anderlecht e Stella Rossa è sempre 2-1 per i giocatori belgi. Situazione quindi che rimane favorevole nella classifica del girone A di questa penultima fase di Coppa dei Campioni. Sampdoria 8 punti e Stella Rossa ferma 6 punti. C'è anche la differenza reti che è favorevole ai giocatori della squadra genovese. Donis non è riuscito a controllare il pallone sul contrasto, anzi su Silas, che lo affronta da una certa distanza. La formazione di Boskov tenta di accedere questa sera alla sua terza finale nelle Coppe Europee. Il 10 maggio 1989 a Berna perse la finale della Coppa delle Coppe contro il Barcellona, risultato 0-2. Invece il 9 maggio 1990, l'anno dei mondiali a Göteborg, e vinse lo stesso trofeo a spese dell'Anderlecht, risultato 2-0. In profondità c'è un lancio per Mannini. Mancini, la triangolazione per Mannini in area, l'uscita provvidenziale decisiva di Vanjic. Appositamente c'è questa Sampdoria che rallenta il ritmo a centrocampo e poi quando può cerca di trovare il varco per piazzare il colpaccio in capovolgimento di fronte. In questo caso ci ha provato Mannini con questo sganciamento dalle retrovie che abbiamo rivisto. Ancora in azione la Panathinaikos con Kurbanas. Numero 10 Donis. Kurbanas. Il terzino Postolakis. Saravakos. Adesso c'è il tentativo dei sampdoriani di pressare in zona d'attacco gli avversari e ci sono riusciti almeno in un primo tempo. Ha recuperato Apostolakis. Questo Apostolakis è sicuramente uno degli elementi più rapidi in campo. Vargica, controllato da Mannini e da Bonetti. Sul raddoppio di marcatura l'ultima deviazione dello stesso Bonetti. È una ripresa sostanzialmente equilibrata con i greci che continuano a interpretare con grande impegno comunque la gara. Apostolakis, affrontato da Orlando. Il lancio per Saravakos. Ha tenuto un ottimo pallone in campo, il cross, l'uscita di Pagliuca. Molto bravo in questa occasione Dimitris Saravakos, attaccante di 30 anni, capitano della nazionale greca. Il mito di maggior classe, di maggior popolarità del calcio ellenico. Lanna, Pari, si sovrappone Mancini, gioca in posizione molto arretrata alle spalle di Vialli. Catanez entra in area, possibilità di tiro, ha cercato invece il passaggio per Vialli, perde un contrasto Silas, il solito velocissimo Apostolakis, il colpo di testa all'indirizzo di Donis e gli ha rubato il pallone Pari, pallone che ha terminato in fallo laterale. Pari è uno dei giocatori di più lunga milizia nella Sampdoria. 10 stagioni per Mancini, 9 stagioni per Vierkov, ad oggi assente, per lo stesso Pari. Donis, che è un giocatore marcato proprio da Fausto Pari. Maragos. Apostolakis. Saravakos. Cerca come al solito spazio, arretrando sulla fascia destra. Ed è troppo lungo il suo lancio per il polacco Vargica.
Questo è dal giocatore al quale facevamo riferimento qualche istante fa, cioè proprio Christoph Bargica. E adesso invece è inquadrato il libero della Sampdoria, numero 5 Dario Bonetti. Da pari a Mancini. Lancio profondo per Vialli. Vedete come schizza via questo pallone sul terreno. Vialli ha tentato di tenerlo in campo, ma non ci è riuscito. Continuiamo intanto a seguire questa partita e siamo giunti al 23esimo minuto della ripresa sull'1-1 fra Sampdoria e Panathinaikos. Riprese della squadra esterna 1 di Milano guidata dal regista Roberto Gambuti. Vi ricordo le reti, entrambe segnate nel primo tempo. 26esimo minuto Maragos, 36esimo minuto, 10 minuti più tardi Mancini. In azione Donis, inseguito da Pari. Vediamo chi è più veloce fra i due ed è riuscito comunque a crossare Donis. Non evita il calcio d'angolo Pagliuca. Sospetta questa decisione da parte del guardalino, ma ha alzato immediatamente la bandierina. È possibile di qui capire se Pagliuca aveva fermato il pallone sulla linea di gesso. L'impressione almeno nostra era stata questa. Calcio d'angolo per il Panathinaikos dopo 24 minuti del secondo tempo. Come al solito dalla bandierina c'è Dimitri Saravakos. Ribatte Mancini ancora una volta in calcio d'angolo. C'è la conferma intanto del risultato di Bruxelles, Anderlecht 2, Stella Rossa 1. Teniamo i contatti radio con l'inviato della TGS per la radio stessa che è Alfredo Provenzani. Altro calcio d'angolo e ancora della bandierina Saravakos. Una bella battuta per il colpo di testa di Maragos. Saravakos si conferma giocatore dai piedi buonissimi. Probabilmente se non fosse stato di passaporto greco questo giocatore sarebbe venuto sicuramente a giocare in Italia. Sono parecchi anni che gioca su alto livello. Ma come voi sapete non è considerato molto quotato, egualmente il calcio greco da alcune stagioni. Vediamo il rilancio di Bonetti. È mancato lo stop da parte di Vialli. Passaggio indietro di Orlando, ma ancora sulla traiettoria i centrocampisti in maglia verde. Da Pagliuca a Bonetti. Intanto vi rammento che in panchina per la Samp ci sono Nucciari, Zanutta, Cereso e Buso, ma almeno due di questi quattro giocatori sono acciaccati, cioè Cereso e Buso. La Samp quindi decimata in questa partita fondamentale. Il cross di Vialli, colpo di testa, anzi stop di Mancini, tacco per Orlando, era una giocata splendida dello stesso Mancini. Poi c'è il controcross di Orlando e l'uscita di Vanjic. Quando la Sampdoria più che altro decide di distendersi in avanti, naturalmente gioca tutto e mette a frutto le risorse del palleggio di Vialli e soprattutto di Mancini. Sono risorse che sono state fondamentali nella partita di Sofia contro la squadra della Stella Rossa. Rivediamo l'episodio. La finezza di Mancini, colpo di tacco per Orlando. Poi ha preferito non tirare, nonostante tra l'altro avesse il pallone sul piede giusto, il sinistro. E l'occasione sfuma. Questa è la panchina del Panathinaikos, tecnico Daniil Vassilis di 53 anni. Passaggio indietro di Bonetti per Pagliuca. Ancora lo stesso Dario Bonetti. Katanets. Bonetti che nel corso della stagione è diventato il libero titolare della Samp dopo parecchi tentativi, parecchi esperimenti di Bosco. Si dice Boskov sia ormai l'allenatore, ma si aspetta logicamente la conferma ufficiale della Roma della prossima stagione. E la Roma sarebbe per lui la decima squadra come allenatore, avendo iniziato la bellezza di 29 anni fa, nel 1963. Tra l'altro Boskov ha allenato grandi squadre come l'Ajax, come il Feyenoord e come il Real Madrid. Bargica che ha superato Mannini. Saravakos, sempre vivacissime queste due punte. E poi c'è il cross di Saravakos direttamente sul fondo. Magari non con continuità, ma sicuramente a tratti, le due punte del Panathinaikos, e ci riferiamo in particolare comunque sempre all'avvio del primo tempo, sono state molto insidiose.
Adesso c'è Bosco davanti alla panchina che sta impartendo degli ordini a Mancini. Mancini ha giocato molto arretrato questa gara, soprattutto nella ripresa. Parecchi metri alle spalle di Vialli, ma sempre molto puntuale negli inserimenti a centro area. Lancio di pari per Silas. Non è riuscito a raggiungere con il suo passaggio Vialli e c'è stata probabilmente anche una deviazione con una mano di un difensore greco. 28 minuti di questa ripresa, sempre 1-1 fra Sampdoria e Panathinaikos, risultato che qualifica per la finale di Wembley i giocatori blu cerchiati. L'uscita dalle retrovie di Mavridis, inseguimento di Silas, Vargica, un altro bel duetto con Saravakos. Lo scatto di Saravakos e c'è Lanna che è costretto a metterlo giù. L'arbitro non è intervenuto con il cartellino giallo, ma è intervenuto ravvisando il calcio di punizione. Importante ancora notare come ci siano dei giocatori della Sampdoria che naturalmente possono manifestare una maggiore determinazione, una maggiore, fra virgolette, cattiveria in questi interventi. E sono naturalmente giocatori non diffidati. Lanna è uno dei giocatori non diffidati. Invece rischiano molto di più e sono costretti a starsene molto tranquilli i vari Vialli, Mancini, Pari, Catanez, Dario Bonetti in Vernizza. La barriera formata da Lanna, Catanez e altri tre giocatori. C'è la rincorsa di Saravakos ed è un gran bel tiro parato da Pagliuca. Ancora una bella giocata di Saravakos che sta facendo un'ottima figura contro la Sampdoria. Incitamento da parte del pubblico che naturalmente vede avvicinarsi come giocatori, come tecnici, come dirigenti della Samp questo grandissimo traguardo costituito dalla finale di Coppa dei Campioni. Sarebbe per la Sampdoria niente meno che la terza finale europea in 4 anni, un risultato veramente eccezionale. Da Orlando a Pari. Profondità per Mancini che insegue il pallone. C'è la respinta di Kurbanas. Mette giù il pallone con disinvoltura Lanna. È stato molto bravo in questo disimpegno. Bonetti. Davanti a lui c'è Donis. E opta poi alla fine per il retropassaggio in direzione di Pagliuca. Colpo di testa di Catanez. Vialli, passaggio indietro per Catanez. Intanto al 35esimo minuto della ripresa il punteggio di Bruxelles rimane 2-1 per l'Anderlecht sulla Stella Rossa. C'è un intervento dell'arbitro che è lo svizzero Rötlisberger, calcio di punizione per la Samp. Importante logicamente tenere il pallone in queste battute finali il più possibile nella metà campo avversaria. Logicamente si è attenuata l'aggressività dei giocatori greci, aggressività che era stata semplicemente sorprendente nella prima parte del primo tempo e poi in genere per tutta la prima parte della gara. Sul pallone, come vedete, ci sono Mancini e Vialli. Mancini ha segnato la rete importantissima dell'1-1 al 36esimo del primo tempo. Vediamo quello che succede. In barriera c'è anche Orlando, calcia Vialli, ribatte la barriera. Pallone messo giù da Mannini. Catanez. Lo scatto di Orlando. Cerca di superare Apostolakis. La copertura della palla dello stesso Apostolakis e il passaggio indietro a Vanjik. Questo Apostolakis è un giocatore già maturo di 27 anni e logicamente Alessandro Orlando con i suoi 21 anni fa quello che può e sul piano tattico ha giocato una buona partita di contenimento su di lui. L'importante non era tanto la volata di Orlando sulla fascia sinistra, quella che può spesso garantire in altre partite, ma proprio il contenimento su questo giocatore, su questo laterale greco che era molto temuto da Bosco. Ripetiamo, giocatore numero 2 Stratos Apostolakis. La rimessa di Vanjik per lo stesso Apostolakis. Vargica ha un felice controllo di pallone. Ancora Vargica. Apostolakis. Saravakos. Adesso naturalmente si comincia a vedere la carenza di stimoli, ed era logico fosse così fra le due squadre.
la Sampdoria che ha lo stimolo rappresentato dalla prospettiva della finale di Coppa dei Campioni, e questa squadra del Panathinaikos che gioca soltanto per la soddisfazione di creare dei problemi a una squadra quotata come la Sampdoria. Sicuramente il Panathinaikos ha fatto un'ottima figura questa sera sulla terreno di Maras. Apostolakis. Intanto si sta scaldando un giocatore della panchina della Samp ed è il numero 15 Buso, uno dei trascinatori di questa nazionale Under 21 di Cesare Maldini. Mavridis ha provato il tiro e il pallone è fuori. Il giocatore sostituito con ogni probabilità sarà il numero 8 ed è così infatti Invernizzi. Esce dal campo Giovanni Invernizzi, centrocampista comasco di 28 anni alla sua terza stagione nella Samp. E intanto arriva un risultato da Bruxelles ed è il 2-2, quindi il pareggio della Stella Rossa. Per la Stella Rossa hanno realizzato Pančev e crediamo il giocatore Jugovic. Quindi 2-2. Qui a Genova invece siamo 1-1 fra Sampdoria e Panathinaikos al 34esimo minuto della ripresa. Vediamo Silas in area, il dribbling, il contrasto vincente di Apostolakis. Dopo di marcatura Vialli, Silas, ancora Apostolakis. E poi l'arbitro che ferma il gioco. A questo punto la situazione in classifica cambia e fanno un passo avanti sia la Samp sia la Stella Rossa, ma fortunatamente per noi con lo stesso divario di punti. Quindi Samp 8 punti, Stella Rossa 7 punti. Seguiamo in diretta queste azioni di gara alla 34esimo. Ma c'è un altro sviluppo del risultato a Bruxelles in una partita assolutamente imprevedibile. 3-2 per l'Anderlecht sulla Stella Rossa, segnato De Gries. Vediamo la Samp, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta ma gioco fermo. E adesso arriva anche puntualmente a Marassi la notizia del vantaggio dell'Anderlecht. Ripetiamo, sono tutte notizie che noi apprendiamo attraverso il collegamento radiofonico della TGS con Alfredo Provenzale. Ringraziamo logicamente per la mediazione il collega di Genova Paolo Baganini che al nostro fianco ha seguito via auricolare tutti gli sviluppi delle altre partite della serata. Come logico vi risparmiamo il risultato della partita Barcellona-Benfica perché la vedrete subito dopo Sampdoria-Panathinaikos. Telecronaca di Gianni Cerqueti dopo le 22 su questa stessa rete, sempre a cura della TGS. E partita naturalmente godibilissima per sapere chi giocherà in finale, speriamo con la Samp. Pallone smorzato da Bonetti e il tocco indietro senza problemi di pari per Pagliuca. Mancano ormai meno di 10 minuti alla fine di questo incontro. La partita che poteva essere molto tranquilla è stata molto tormentata, molto interessante, ma quello che è importante è che la Samp la stia se non altro pareggiando contro gli avversari greci. Pallone nella zona di pari a Katanets. Da Vargic all'indietro, un passaggio un po' azzardato per la difesa centrale greca. Apostolakis, Donis, il controllo di Mannini, Dario Bonetti. Lanna ha giocato con crescente autorità questa partita. Silas. Ha avuto qualche problema al suo rientro, effettivo il difensore Mannini. All'indietro ancora il passaggio per Bonetti. Marco Lanna. Sampdoria che rallenta appositamente il ritmo e poi cerca queste improvvise accelerazioni con i lanci per Vialli. Adesso Vialli naturalmente ha dovuto frenarsi per non protestare visto che c'era un fallo evidente su di lui. Galli è uno dei giocatori diffidati che quindi non deve correre il rischio del cartellino giallo. Il recupero di Apostolakis. Saravakos. Apostolakis. Il lancio per Vargica. È riuscito a superare Mannini. Non riesce a respingere il pallone Lanna. Ora Saravakos, il tiro di Saravakos, la deviazione e quindi la respinta con i piedi di Pagliuca.
Questo Panathinaikos che vediamo impegnato contro la Sampdoria dopo 27 giornate del campionato greco è secondo in classifica a un punto dall'AEK. Panathinaikos che ha eliminato nei primi due turni gli islandesi del Fram e gli svedesi dell'IFK Göteborg. Nella fase di accesso alla finale, pensate, il Panathinaikos non aveva segnato neppure una rete, era segnata qui a Marassi. Il solito corner, la solita esecuzione della bandierina di Saravakos. Ribatte di testa a distanza, crediamo, regolamentare Mancini. Più altro ha preso una gran capocciata perché lo vediamo un po' dolorante in questa fase dell'incontro. Probabilmente ha respinto con il naso, forse con un occhio, o comunque riprende il suo posto in campo. Adesso c'è una rimessa laterale, non un corner, della quale si incarica il numero 2 Apostolakis. Saravakos, Apostolakis. I giocatori della Samp cercano di impedirgli di trovare lo spazio per il cross. Difende la palla Mancini. Orlando voleva evidentemente giocare la palla per la deviazione del difensore greco, anzi dell'attaccante greco, e non c'è riuscito. Quindi la rimessa laterale ancora per i verdi. Questa volta è riuscito l'intervento difensivo di Orlando. Vialli, il rilancio spazza tutto di Lanna. Naturalmente non c'è nessun giocatore sampdoriano piazzato perché Vialli, lo avete visto, era arretratissimo. Intanto diamo ancora un'occhiata al cronometro e siamo giunti al 39esimo minuto di questa ripresa sul punteggio di 1-1 fra Sampdoria e Panathinaikos. 3-2 per l'Anderlecht sulla Stella Rossa a Bruxelles. Adesso la Sampdoria è nuovamente avanti di 2 punti in classifica rispetto alla Stella Rossa. Sampdoria 8 punti e Stella Rossa ferma a quota 6. Numero 5 Kurbanas. All'indietro per Vanjik. In questo finale logicamente non si vede più il Panathinaikos del resto della gara, proprio perché può accontentarsi della divisione della posta, una squadra che era venuta qui soprattutto a onor di firma per cercare di garantire la massima regolarità della competizione. Panathinaikos che ha fatto fino in fondo il suo dovere contro una Samp sulla quale gravavano le assenze e le diffide. La rimessa del portiere polacco Vanjik, colpo di testa in qualche modo di pari. Un'altra rimessa in gioco che viene affidata a Saravakos. Apostolakis. I più cerchiati di questa edizione della Coppa dei Campioni hanno eliminato nei primi due turni i norvegesi del Rosenborg e gli ungheresi della Honved. E quindi hanno trovato in questo girone di accesso alla finale i campioni in carica della Stella Rossa, risultati 2-0 e 3-1, cioè 2 vittorie. L'Anderlecht con i risultati 2-3, la sconfitta 2-0, il successo casalingo, e lo stesso Panathinaikos. Nella partita di andata, giocata imprevedibilmente sulla neve ad Atene, il risultato finale fra Sampdoria e Panathinaikos era stato di 0-0. Ormai tutti quanti, non soltanto più i giocatori della Samp, ma anche i giocatori greci, danno un'occhiata all'arbitro, danno idealmente un'occhiata al cronometro, perché mancano 3 minuti alla fine della gara. È un risultato che con esigenze diverse soddisfa tutti, sia la Samp sia i greci. Apostolakis. L'altro terzino, Kalatzis. Come vedete ormai non c'è più partita. Kurbanas, lungo palleggio, lunga melina dei giocatori greci che manifestano in questo modo la volontà di chiudere con la divisione della posta. Il calcio genovese e naturalmente il calcio italiano si accingono a festeggiare la 15ª finale di Coppa dei Campioni con una squadra nostrana in campo. In 14 occasioni abbiamo vinto soltanto 7 volte, perciò con una percentuale del 50%. 4 con il Milan, 2 con l'Inter e 1 con la Juventus. Sarà un compleanno assolutamente speciale, in modo particolare per 2 personaggi su tutti. Ruja Dimboskov, che il 9 maggio compie 61 anni,
e Toninho Cerezo, che il 21 aprile, quindi fra qualche giorno, ne compie 37 anni. Cerezo è ancora un giocatore importante della Samp. Tanti e tanti complimenti a Boskov, a Cerezo e a tutta la Sampdoria. È cominciata la festa, gentili telespettatori, sulle gradinate, e grazie a queste immagini della squadra esterna 1 di Milano guidata dal regista Roberto Gambuti vedete sventolare le bandiere blu cerchiate. Intanto ci dicono che la partita di Bruxelles è finita. Anderlecht 3, Stella Rossa 2. La Sampdoria è qualificata per questa finale della Coppa dei Campioni. Il boato del pubblico. È arrivata via radio la notizia da Bruxelles. Lo sventolio delle bandiere della Samp. Grande Samp che raggiunge, ripetiamo ancora, la sua terza finale nelle Coppe Europee in 4 anni. Un risultato veramente eccezionale per una formazione che fino a una decina di anni fa non sapeva mai se avrebbe giocato in Serie A o in Serie B. Non c'è più spettacolo in campo, ma lo spettacolo è veramente splendido sulle gradinate per questi ultimi minuti di gara. Siamo al 44esimo minuto della ripresa. Vi ricordo ancora le occasioni in cui la Samp ha potuto giocare le finali di Coppa. E è successo il 10 maggio 1989 a Berna, quando la Samp perse la finale della Coppa delle Coppe contro il Barcellona, risultato 2-0 per i giocatori catalani. Quindi, data indimenticabile nella storia della Samp, il 9 maggio 1990 a Göteborg, quando la Sampdoria vinse lo stesso trofeo a spese dell'Anderlecht. Risultato anche in questo caso, ma a favore della Samp, 2-0 dopo i tempi supplementari. E furono decisivi 2 gol segnati nello spazio di pochi minuti, proprio nei tempi supplementari, da Gianluca Vialli. Questa sera ha scacciato qualsiasi tipo di incubo la rete del pareggio, la rete dell'1-1 realizzata al 36esimo del primo tempo da Mancini. Silas. Buso. Incitamento corale del pubblico sulle gradinate. Pari. Catanez. Il lungo palleggio a centrocampo ormai in attesa del fischio finale. Direttore di gara lo svizzero Rotlisberger. E proprio in questo istante la partita è finita. Festeggiamo dunque con la Samp, con i tifosi, con i giocatori, con i dirigenti, questa qualificazione di una squadra italiana alla finale della Coppa dei Campioni. Vi ricordo che la Sampdoria giocherà questa finale a Wembley, cioè sul mitico terreno di Londra, il 20 maggio.